Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione. Luce di verità, fiamma di carità, piccolo di unità, Spirito Santo, amore, dona la libertà. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. Dio Creatore, gloria a te che nell'acqua e nello spirito hai dato forma e volta all'uomo e all'universo. Unisci la tua Chiesa. Cristo, gloria a te che dal petto squarciato sulla croce hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. Purifica e benedici la tua Chiesa. Spirito Santo, gloria a te che dal grembo battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come creature nuove. Dio che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale della resurrezione benedici il tuo popolo. Ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Non dimentica
Dio Padre di misericordia, ci illumini con la sua presenza in questa casa di preghiera. Con la grazia dello Spirito Santo ci purifichi e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha promesso di essere in mezzo a coloro che si radunano nel suo nome. Concedici di riconoscerlo presente tra noi e di sperimentare nei nostri cuori abbondanza di grazia, misericordia e pace nella verità e nella carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelle delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. La liturgia della parola si apre con un oracolo del profeta Isaia, che è un invito, come abbiamo ascoltato, accorato a cercare il Signore nel momento in cui Egli si manifesta e si fa trovare. Un'esortazione ad abbandonare una via di peccato per poter sperimentare la misericordia e la benevolenza del Signore, di quel Dio che largamente perdona. Sembra che questa esortazione sembra motivata, abbia la sua origine da un possibile dubbio che si è insinuato nel cuore di Israele. Dio può effettivamente perdonare? Veramente il Signore può fare nuove tutte le cose? Infatti, poco prima di queste parole troviamo una riflessione. Isaia dà voce a quanto si dice e a quanto serpeggia tra le mura di Sion.
Sion dice: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. C'è dunque un dubbio. Ma veramente il Signore, se ci avviciniamo a Lui, ci perdona? Non ci ha forse abbandonato? Non è la nostra condizione una condizione ormai privata di ogni legittima speranza? E invece il Signore esorta ad accostarsi e a sperimentare la sua misericordia. C'è dunque una distanza enorme tra il modo di pensare di Dio, della sua via, rispetto a quella del suo popolo. Dio, in altre parole, desidera che il suo popolo sia consapevole che se lo cerca e si dispone ad abbandonare il suo peccato, tutto può ripartire. Non c'è niente che può fermare questa azione di perdono e di misericordia, perché Dio fa nuove tutte le cose. E quanto è vero questo? Quanto è vero che tante volte noi siamo i primi a pensare che la situazione nella quale siamo a causa della caparbietà delle nostre azioni, della nostra durezza del cuore, sia ormai irreversibile? E vi ricordate il bellissimo oracolo del profeta Osea, quando a un certo punto Dio, attraverso quelle immagini di una madre che ha cura dei suoi figli ribelli, questi figli ribelli che sono Israele, si allontanano e interpretano questo legame di amore come legacci, come di catene, dice: beh, allora tornerai in Egitto, Assur sarà il tuo re. Poi alla fine termina: no, ho un tuffo al cuore, mi commuovo il cuore, io ti perdono perché sono Dio e non uomo. Dio perdona, Dio ti investe con la sua misericordia. Quanto è distante questo modo di agire, ma quale amore è questo? Ma dove si trova un amore così? Che Dio si getta dietro alle spalle tutti i nostri peccati. Ma dove? Ma dove? Accostiamoci al Signore che largamente perdona. E questa distanza tra l'agire di Dio e il pensare, l'agire dell'uomo, viene in modo esponenziale acuita nella parabola che abbiamo ascoltato. Vi piace questa parabola? Beh, se siamo gli operai dell'ultima ora, sì. Ma qui si tocca con mano. Quanto sia difficile, è semplice la parabola. Non ci sono aspetti complicati, letterariamente complicati. Ma quanto è difficile, non solo da digerire, da deglutire. Innanzitutto rimaniamo colpiti di un padrone che è preso da una frenesia all'alba. Va a chiamare i lavoratori alle 9, a mezzogiorno, alle 3, alle 5, ormai all'imbrunire. C'è una fregola, una frenesia che dice: ma come mai? È inquieto questo padrone della vigna. Sa che c'è qualcuno che è fuori e non si dà pace, non si dà pace. Sembra non rassegnarsi all'idea che qualcuno rimanga inoperoso, che ci sia qualcuno che sta soltanto aspettando che qualcuno lo chiami. E quando dice: perché rimanete qui senza far niente?
nessuno ci ha chiamati a lavorare a giornata. Nessuno è venuto a cercarci. Si può cogliere qui un velato rimprovero a una comunità cristiana, perché sembra che se qualcuno rimane fuori è perché nessuno lo è andato a cercare. Perché nel momento in cui la chiamata c'è, la risposta c'è e vengono a lavorare. È un esame di coscienza innanzitutto per me e per tutti noi. Un esame di coscienza, perché a volte noi ci lamentiamo che la gente non viene, che nonostante le iniziative, il gnocco, le tigelle, beh lì forse un po' di più, no? I capelletti, no? Lì forse abbiamo ancora qualche chance, no? Ma la vera domanda, il vero interrogativo che rimbalza nel mio cuore è: ma noi siamo animati? Siamo animati da questa passione? Usciamo all'alba, alle 9, a mezzogiorno, alle 3, alle 17 per chiamare, perché sappiamo che c'è qualcuno che è in attesa. Ci appartiene questa inquietudine. E questo non coinvolge solo me come vescovo, come i nostri presbiteri, i diaconi che ha un ministero nella Chiesa, ma come battezzati. Sentire e avvertire che c'è qualcuno che è inoperoso a causa mia, perché io non sono andato a chiamarlo. Quando Paolo, come abbiamo ascoltato, dice nella lettera ai Filippesi: per me vivere è Cristo, è Cristo. Non dice: per me vivere è il cristianesimo, per me vivere è una cultura, per me vivere è un progetto, per me vivere la relazione con Cristo è la vita. Non posso vivere senza Cristo. E se è necessario che io rimanga nel corpo per voi perché possa aiutarvi, che ben venga. In un altro passo dirà: desidererei proprio andare, finire questo esilio. Ma quando scrive ai Corinzi: mi sono fatto tutto a tutti pur di guadagnare ad ogni costo qualcuno. Forse qualcuno di noi ha sostituito pur di guadagnare qualcosa. Ma lì c'è qualcuno. Questa è la passione, e questo, noi siamo qui per questo, tra le altre cose oggi, siamo qui per questo, perché non possiamo rassegnarci al fatto che nelle nostre parrocchie, nelle nostre unità pastorali, la gran parte delle persone non viene e ci lamentiamo. Bisogna andare a cercare. Paolo dirà nella lettera ai Romani: mi sono fatto un punto di onore di predicare Cristo là dove ancora non è stato annunciato. Bisogna che in questo cammino che stiamo facendo risvegliamo, come i due discepoli, nonostante fosse notte inoltrata, vanno a Gerusalemme e poi si sentono, dicono: il Signore è risorto, l'abbiamo visto. E gli dicono anche: lo sappiamo già, è già apparso anche Simone. Ma sono usciti nella notte, tanto erano portatori di una gioia incontenibile, e sapevano che c'era una folla. Lo scopriranno poi anche gli apostoli a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, scopriranno che c'è una folla immensa pronta ad ascoltare nella propria lingua le meraviglie di Dio. Siamo chiamati a uscire a proclamare le meraviglie di Dio a qualunque ora, in qualunque situazione. Usciamo. E qualcuno finalmente dice: da tanto tempo aspettavo che qualcuno mi chiamasse per nome.
Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato il mondo, ha amato me, da dare a suo figlio che è venuto a cercarmi. E siccome dicono alcuni scritti dei padri, Adamo era andato a nascondersi nel sepolcro dopo il peccato, il Signore lo ha ricercato fino là. È entrato lui stesso nel sepolcro e Adamo è uscito da quel sepolcro, perché Cristo, il Figlio di Dio, vi è entrato a cercarlo. Chiediamo allo Spirito Santo di renderci creativi nel modo col quale cercheremo con insistente compassione i nostri fratelli e sorelle. Ma ancora più sconvolgente è il seguito della parabola. Veramente le vie di Dio sono diverse dalle nostre. In contrasto con quello che potrebbe sembrare il buon senso o anche una qualche logica di natura sindacale del diritto del lavoro, il padrone incomincia a pagare gli ultimi. E qui, vabbè, si tratta solo di attendere. Ma quelli che avevano concordato già incominciano a dire, curiosi, vedendo la paga, e qui allora ci sarà un premio di produzione per noi. E invece la reazione degli operai della prima ora sembra ricordare quella del figlio maggiore della parabola, del padre misericordioso. Ma come? Noi abbiamo lavorato tutto il giorno, questi qui un'ora soltanto. Da tanti anni io sono con te, non ho mai trasgredito nessuno dei tuoi comandamenti e addirittura hai fatto fuori il vitello grasso a cui io facevo la punta un po'. La risposta è disarmante, perché questi operai si dimenticano evidentemente che sono stati chiamati per grazia alla prima ora, all'alba, sono stati trovati, hanno concordato, sono andati per pura grazia. E allora la vera domanda è: oppure sei invidioso perché io sono buono? Questa è la vera domanda. In fondo gli israeliti devono riconoscere che Dio è buono, lento all'ira e grande nell'amore. Il Signore è buono e sa che è una grazia immensa. Una grazia immensa. Essere operai della prima ora, aver avuto fin dall'inizio della nostra vita una famiglia che ci ha accompagnato nell'educazione alla fede, nel conoscere il Signore, una comunità cristiana che ci ha sostenuto, tante risorse, tante grazie, tanti incontri. Questa è la vera ricompensa. La vera ricompensa è essere da sempre nella luce dell'amore di Dio, consapevoli di questo amore e grati perché siamo stati ritenuti degni di servire nella vigna del Signore. Ma tante volte capita che invece diciamo: ma guarda, guarda solo, io sono tanto devoto del buon ladrone che in zona proprio Cesarini ha rubato il paradiso, ha fatto, si è divertito per tutta la vita e poi neanche un'ora di purgatorio, oggi sarai con me in paradiso. E io che ho una vita che cerco, no? Qua, qui non c'è più religione. È vero, Dio è buono e io e questi presbiteri e i diaconi, tutti noi siamo tutti dei graziati e il nostro ministero, il nostro servizio in mezzo a voi è un ministero di consolazione e di misericordia, perché i primi ad aver sperimentato
continuamente, quotidianamente questa misericordia siamo noi, e nello stesso tempo voi misericordiosi, perché avete ricevuto misericordia, e siamo grati che Dio è così buono non soltanto con noi ma anche con il tuo condomino. Sapevate questo? È così, è così. Allora tante volte scopriamo che non siamo buoni, facciamo il proposito di diventare più buoni, ma dobbiamo diventare più buoni così. Una chiesa nella quale la gente, quando viene e ci incontra, dice: ma guarda come sono buoni questi cristiani, e non se ne approfittano. Anzi, possiamo approfittarci di loro. Se siamo buoni, la gente si approfitterà di noi. Perché noi gustiamo quanto è buono il Signore. Diventiamo buoni e la gente ci mangia. Perché? Perché siamo buoni. E quando andiamo fuori dall'Eucarestia, siamo rosicchiati, mangiati. E siamo contenti. Che anche all'ultimo istante la grazia e la misericordia del Signore può trovare un varco anche nel cuore di chi per una vita gli ha resistito. Diceva un grande scrittore, François Mauriac: Dio è una buona tentazione, e alla fine molti uomini soccombono a questa tentazione. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Carissimi, eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché con la sua grazia questa comunità sia confermata nell'amore di Dio. Con fede diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché sull'esempio delle prime comunità possa annunciare il Signore risorto in una comunione che rinnovi nei cuori lo slancio missionario, preghiamo. Per Papa Francesco e l'Arcivescovo Giacomo, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, siano sempre docili alla volontà di Dio e testimonino la presenza di Cristo nel mondo, preghiamo. Per la nostra Chiesa di Reggio Emilia Guastalla, affinché nell'ascolto della parola e con i gesti di carità possa riconoscere la chiamata che il Signore anche oggi le rivolge, preghiamo. Per i malati, i sofferenti e le persone sole, possano ricevere una parola di speranza e un segno di amicizia
nella riconoscenza di incontrare in questi gesti il Signore. Preghiamo. Per i paesi che vivono un tempo di guerra, possa il Signore donare un rinnovato tempo di pace e concordia, convertendo i cuori di chi esercita con violenza le proprie responsabilità. Preghiamo. Per quanti, con la grazia del battesimo, vivono nella loro quotidianità l'annuncio della fede, possa rinnovarsi nei cuori di tanti la gioia di essere missionari e testimoni del Vangelo. Preghiamo. La sua presenza nel riunirci insieme a te e nel servire i fratelli e le sorelle che poni sul nostro cammino, per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, i doni che noi tuoi fedeli ti presentiamo, perché conosciamo nella verità e proclamiamo con franchezza ciò che è giusto e santo ai tuoi occhi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno. Ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, e rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti per la remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane, diveniamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi apostoli, i gloriosi Marti, i santi Crisanto ed Aria e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giacomo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, Grazie.
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. La comunione con le particole senza glutine sarà distribuita presso la navata di sinistra ai piedi delle scale. Chiunque ne mangia non muoia mai.
la vita del mondo. Yeah.
Preghiamo. I santi doni che abbiamo ricevuto, Dio misericordioso, ci confermino nel tuo volere e ci rendano ovunque testimoni della verità. Per Cristo nostro Signore. Accompagniamo con il canto il gesto in cui il Vescovo consegna ai rappresentanti delle unità pastorali, delle associazioni, dei movimenti e degli istituti di vita consacrata la copia della sua lettera. Thank you.
Eccellenza, grazie. Grazie per quello che ci ha detto quest'oggi. Grazie per questa bellissima occasione alla quale ci ha chiamati per iniziare insieme questo nuovo anno pastorale. Lei lo ha già sottolineato diverse volte dal suo ingresso, rimarcando che il dono della comunione, il dono della condivisione, di condividere le gioie, il dono della volontà di portare gli uni i pesi degli altri, è la prima missione, la prima testimonianza di fede, che diventa efficace proprio perché risponde alla preghiera di Gesù nell'ultima cena, che siano una sola cosa, e anche oggi ce l'ha tornato a ribadire. E credo che al di là del trovarsi insieme, dire stiamo bene insieme, siamo pochi, siamo tanti, il valore di iniziare con lei, nostro pastore, tutte le comunità, le associazioni, i movimenti della nostra diocesi, religiosi, religiose, tutto il popolo di Dio, beh, questo sia davvero una bella testimonianza e un passo in avanti in questo cammino. Prima ancora dei piani, prima ancora dei progetti, delle soluzioni, o meglio ancora, possiamo dire alla radice di ogni attività pastorale, c'è la comunione con il Signore e tra di noi. Ed è così che si continua appunto l'azione di Gesù, buon pastore. Pastorale non vuol dire riempirsi l'agenda di tante iniziative, ma vuol dire continuiamo davvero a credere che il Signore conduce il cammino del suo gregge, che davvero Gesù è il buon pastore. E allora per questo non possiamo prescindere da questa realtà comunionale che è fondamentale ed è fondante per il nostro essere Chiesa. La lettera che quest'oggi ha consegnato all'unità pastorale, alle associazioni, ai movimenti, ai religiosi della nostra diocesi, come lei ci ha ricordato bene, ci introduce alla fase sapienziale del cammino sinodale. È un passaggio molto importante che ancora una volta, come lei ci invita a fare, ci richiama a mettere la parola al centro, a rileggere la nostra vita personale ed ecclesiale alla luce di essa, proprio come ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus, che con pazienza, nonostante li abbia chiamati stolti e tardi di cuore, quindi accettiamo qualsiasi rimprovero, Monsignore, ugualmente però si è messo con pazienza a rileggere, a spiegare tutto quanto, e li ha condotti così alla piena comprensione del mistero pasquale. Ed è appunto da questa comprensione che i discepoli possono rinnovare il loro entusiasmo, e anche se notte, e credo che tutti quanti noi siamo ben consapevoli che a volte affrontiamo momenti di notte, piuttosto a volte difficili da vivere, ugualmente però trovano l'entusiasmo di essere testimoni. Solo così allora la notte non è senza fine, ma si apre già alla luce della Pasqua, che ci porta a deporre l'uomo vecchio, l'uomo che si corrompe dietro alle passioni ingannatrici, per rivestire finalmente l'uomo nuovo. Solo così possiamo operare quel discernimento irrinunciabile per una nuova evangelizzazione e una nuova missione. Pur essendo ricco di spunti di riflessione, il suo testo, come ci ha ricordato, non è privo di proposte concrete, stimoli che ci aiuteranno a compiere quel rinnovamento che il Signore si aspetta da noi. Grazie, Vescovo Giacomo. Le chiediamo di accompagnarci, di visitare le nostre comunità, i nostri vicariati, le nostre unità pastorali, le nostre associazioni, di rinnovare con la sua presenza e la sua parola in noi, visitando le nostre comunità, perché soprattutto così possiamo davvero vivere con gioia quello che è apposto come titolo di questo suo testo. Non ardeva forse in noi il nostro cuore? Grazie e buon cammino. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza,
perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. All'uscita potrete ritirare una copia della lettera con gli orientamenti e ricordo anche ai sacerdoti che lunedì arriveranno le indicazioni via mail per poter fare le prenotazioni delle copie di questa lettera.